Ci sente? Vabbè. No, io mi alzo perché ho sentito un cibo intellettuale talmente importante e mi sono alzato così presto stamani che se non mi metto a piedi mi addormo. Allora, volevo dire che è un grande onore di essere qua. Io prendo i sindacati sul serio. Credo che sono una pietra fondamentale della democrazia, ma fondamentale. E spiegherò perché penso questo. La ringrazio, Presidente, la ringrazio perché lei gestisce un sindacato che fa l'invidia in Francia, perché avete ancora della gente nel vostro sindacato e noi è finito, meno di 8% della popolazione è sindacata in Francia. Beh. Dunque sono anche molto contento di parlare davanti, se ho capito, la sezione dei pensionati. E questo. Sono molto contento perché la sessione dei pensionati è una delle più importanti perché riflette tutti i problemi sociali. C'è una cosa che non mi va, lo dico dall'inizio, è il titolo di questa giornata. L'Europa è sociale. Non l'ho mai incontrato. Non esiste. No, ma lo dico sul serio. Non lo dico così per avere un effetto di mancia. No, lo dico sul serio perché l'Europa sociale non esiste per almeno due ragioni. La prima è che la clausola la più importante dei trattati europei è la clausola di non salvataggio. Se uno va male è vietato di aiutarlo. Vabbè, si chiama l'Europa sociale. E secondo, il motto della costruzione europea è la competizione tra virgolette, e quello che dico la competizione tra virgolette è la competizione detta dalla gente che non capisce quello che è la competizione. Il mio maestro Kenetaro, che era premio Nobel, che è morto l'anno scorso, che ha inventato la teoria del mercato, mi l'ha spiegato molto bene e mi ha detto due cose. La prima è che non è possibile di avere un sistema competitivo se c'è un disequilibrio di potere tra la gente. Se i salariati sono senza potere e le imprese hanno un potere molto, molto forte. Questo significa che non c'è competizione. C'è una parola che in economia che dice questo e che è sparita per buone ragione, che si chiama l'atomicità. Siamo come degli atomi, abbiamo lo stesso potere. Dunque, se noi prendiamo la gente come pari sul livello del potere che non lo è, non siamo più in un sistema competitivo. Questo bisogna capirlo perché è molto importante.
E mi ha spiegato un'altra cosa, mi ha detto, ma non pensi che un sistema competitivo è una bella cosa necessariamente? Perché quello che un sistema competitivo garantisce è la piena occupazione in un regime che somiglia a un ottimo, a un optimum sociale all'apparetto, dove non c'è nessuna garanzia della sopravvivenza della popolazione. Perché? Perché non sappiamo che sarà il livello del salario per avere la piena occupazione. Può essere più basso di quello che assicura la sopravvivenza della gente. Dunque abbiamo bisogno di inventare delle istituzioni, perché non ha senso di dire siamo in un sistema dove la gente muore, no? Dunque dobbiamo inventare delle istituzioni che garantisce la sopravvivenza. Che sono queste istituzioni? Lo Stato sociale. E lo Stato sociale deve essere molto forte, perché questa garanzia o esiste o non esiste, non c'è una meta garanzia di sopravvivenza. Deve essere piena e intera. Terzo punto è, viviamo in un mondo popolato da stati-nazioni. Che significa un stato-nazione? Stato-nazione è uno stato che finalmente fa dei trattati con gli altri paesi, entra nella globalizzazione, ma ha il dovere di assicurare la protezione della popolazione. Se non assicura la protezione della popolazione, non è più un Stato. A che serve? E questo è veramente importante, perché la protezione è considerata come una cosa che è contraria alla competizione. Ma non è vero, come l'aveva fatto chiaramente Kenetaro. È necessario, non è contrario. Allora, l'Europa sociale si è fatta sulla falsità delle proposte seguenti. Primo, bisogna aumentare la competizione sul mercato del lavoro. E per quello bisogna diminuire la protezione sociale, per rendere il lavoratore più debole, per diminuire il suo potere e dunque per impedire al lavoratore di resistere alle esigenze delle imprese. E quello che succede? E quello che succede, che è successo dappertutto e che ha cominciato a succedere con una rivoluzione che si chiama la rivoluzione conservatrice di Reagan e Thatcher, che hanno avuto come obiettivo di ammazzare i sindacati. E le hanno ammazzate. E poi l'Europa ha creduto che questo era la via della modernità. La via della modernità è di non avere istituzioni per proteggere la gente. E quello che assistiamo da un sacco di tempo, e vediamo che la gente è di meno in meno protetta. Abbiamo la flessibilità, che bella parola, e abbiamo
anche la concorrenza sociale verso il ribasso, abbiamo la portabilità, non so se si chiama così in Italia, dei diritti nazionali per i lavoratori che cambiano i paesi, che significa che la portiamo alla concorrenza sleale, la portiamo a casa, non abbiamo bisogno di cercarla altrove. Noi abbiamo fatto di tutto per ridurre la protezione sociale. Che ha fatto il governo Renzi, per esempio? Già Marx. Non ho niente contro Renzi, lo preferisco, è morto tutti gli altri. Vabbè, no, questo non è importante. Ma che ha fatto Macron? Macron ha diminuito, ha fatto nell'estate un cambiamento del codice del lavoro per diminuire il potere di resistenza dei salariati. E questa è la modernità. Ma siamo ritornati due secoli fa, non solamente un secolo. E consideriamo che questo è la verità dell'economia, la verità della società e poi la verità della crescita futura. Questo è un mensogno, perché questa è la verità della ridistribuzione alla rovescia del reddito che nutrisce la disuguaglianza tra la gente. La disuguaglianza è molto importante, cresce sempre. Avete detto Europa sociale, dov'è il sociale in quello che ho detto? Allora a un momento la gente si rivolta in vari modi. In primo modo si rivolta in leggendo Trump, vedendo che Trump va a vigilare la classe media dei piccoli bianchi dell'America. Ma lui ha fatto questa promessa, ma la prima cosa che fa è di diminuire le tasse per i ricchi. Vabbè. Hanno eletto Macron, vicino a noi. Macron che fa? Diminuisce le imposte sui ricchi, aumenta le imposte sui pensionati, che sono la classe favorizzata, la classe favorizzata, e questo, e fa di più, decide di togliere l'indicizzazione della pensione sull'inflazione. Questo significa che decide anche qua. Questo non è accettabile. Questo non è accettabile. Questo significa che decide che la pensione va asintoticamente verso zero. E dimentica una cosa che è molto bella, che è la catenata delle generazioni, perché questo significa trattare male i suoi madri e padri. E se io tratto male i miei genitori, come sarò tratto dai miei figli? Male, no? E
Non sono stupido, lo so. Bisogna di un minuto di ragionamento per capirlo. E perché allora c'è questi movimenti delle gilets jaunes in Francia, dove giovani protestano contro l'abbassamento delle pensioni? Per questa ragione. E anche c'è un po' di razionalità, perché si sa che un vecchio è stato giovane, dunque un giovane sarà vecchio. Se ha la chance. Questo è l'Europa sociale. E abbiamo fatto questa Europa, tra virgolette, sociale in un tale modo che diventa irreversibile, perché abbiamo creato una Costituzione tale che non può fare nulla. Tale che non può fare nulla per varie ragioni. Un Stato nazionale non ha più il potere monetario, non ha più il potere fiscale, non ha più il potere del tasso di cambio, non ha più il potere della politica industriale, che rimane la riforma strutturale. Questo significa diminuire i diritti della gente. E questa è la riforma strutturale. Non è una riforma strutturale di grande rilievo, come diciamo un piano Marshall per l'Europa o una cosa così, o la costruzione europea come l'hanno visto i padri fondatori. Non è che sono contro l'Europa, io sono un federalista, ma la Costituzione ha fatto in modo tale che ha creato una serie di stati federati. Gli stati non hanno potere, dunque sono degli stati federati, ma sono orfani di un Stato federale. Dov'è il Stato federale che ha il potere? Che ha il potere di aiutare, che ha il potere di rimediare a un accidente di uno dei stati che vigila? Non è quello. Non è quello. Perché la Germania dice non vuole fare un'unione di trasferti. I trasferimenti. E seconda cosa, l'Europa ha detto alla gente: siamo in democrazia, voi avete il diritto di cambiare di governo, ma non di politica. E quello che accade, si cambia di governo. Dappertutto si cambia. In Grecia abbiamo avuto Tsipras, ma Tsipras non ha cambiato la politica. Adesso il governo italiano si rende conto che non può cambiare la politica. Tanti vincoli sono forti e tante sono vigilati dal mercato. Perché? All'inizio il mercato non aveva potere. Come si è fatto per dare un potere al mercato? Come fare per dare potere al mercato? È semplice. Togliamo le banche centrali degli Stati Nazioni, le mettiamo nel Stato federale che non esiste e diciamo che la Banca Centrale non può aiutare uno Stato.
Dunque, quando uno Stato è indebitato, c'è un, come dire, un tipo di processo di autoverificazione delle anticipazioni. Che significa che se uno pensa che lo Stato va male, l'Italia va male, e uno pensa a questo, allora che succede? Succede che il capitale esce e può uscire dall'Italia perché c'è un mercato libero del capitale. Non c'è nessun vincolo ai movimenti di capitale nella zona euro. Dunque esce? Esce dall'Italia e che sale? Lo spread che fa paura a tutti. Dunque, in questo modo, significa che, come abbiamo togliato l'istituzione pubblica, collettiva, che poteva aiutare gli stati sono tutelati dai mercati. Non è un progresso questo, è una regressione. Come è finita la crisi degli anni 30? Ma abbiamo deciso di nazionalizzare le banche centrali. Abbiamo deciso di dividere le banche in due categorie. E non abbiamo, e poi l'abbiamo rimesso in America e abbiamo avuto la crisi del subprime. Allora, quando dico questo, mi mongo veramente male davanti al cammino che abbiamo da fare per creare un'Europa sociale. E mi pongo una domanda, che è la seguente. Si può creare un'Europa non sociale? No. Perché che significa creare un'istituzione per qualche cosa di altro che la società? Togliendo la società di mezzo. Non abbiamo bisogno della società. Facciamo delle istituzioni per voi, ma non abbiamo bisogno di voi. Non significa nulla. O l'Europa è sociale o l'Europa non esisterà. Non è possibile di continuare con questa ficzione. È fantascienza di pensare che l'Europa potrebbe non essere sociale. Veramente. E mi sono detto, come siamo arrivati a questo momento? Sono troppo lungo, mi dico. Va bene. Allora, come facciamo? Perché siamo arrivati a questo stato di affari? Perché abbiamo fatto non dell'informazione, ma della comunicazione. E abbiamo, per esempio, una cosa incredibile. Abbiamo questo movimento degli Gilets in Francia. L'informazione sullo stato sociale, a questo dei nostri tempi, è abbondante. Ci sono tanti dappertutto, i servizi segreti sono dappertutto. E il governo non sapeva che la gente non aveva denaro per pagare la benzina e decide di aumentare il prezzo della benzina, e così è iniziato il movimento degli Gilets Jaunes. Come mai? È un governo stupido o è un governo che non ha capito che le metriche che usiamo
per capire i fenomeni economici e sociali, sono delle metriche sbagliate. Perché la crescita del PIL non mi dice niente, almeno che c'è un altro indicatore che mi dice come è distribuita questa crescita. Se la crescita del PIL benefica solamente a 1% della popolazione, la crescita non mi interessa. Non mi interessa veramente. Preferirei un sistema dove la crescita sia di 1% ma benefica a tutti, che un sistema dove la crescita è del 10% ma benefica solamente a 1% della popolazione. Questo è importantissimo, perché le nostre metriche sono delle metriche di medie. Abbiamo il PIL, è un numero che descrive la media della gente, non la gente. E nessuno si riconosce in una media, perché abitualmente è sia più basso sia più alto. La media è la stessa per due individui, se uno ha 1 euro e l'altro 20, che se uno ha 10 e l'altro 10. Allora, ma lo significato sociale non è da tutto lo stesso, dunque abbiamo bisogno di avere delle metriche che descrivono meglio il benessere. Lo so che in Italia avete il BES, lo so perché Giovannini è stato membro della commissione che ho diretto con Stiglitz e abbiamo fatto il nostro secondo rapporto e abbiamo capito che quello che è il più importante prima è di capire quello che la gente vuole e poi di creare delle misure su le cose che la gente vuole e di giudicare le politiche sul grado di raggiungimento di questi nuovi obiettivi. Prendo un esame, questo quello che dico è ovvio, è triviale. Ma è così, è ovvio, il mio figlio, il mio nipote ragiona così e ha ragione. Io non ragiono così, avevo torto. Adesso ho capito che le cose sono alla volta più complesse, ma anche molto più semplici. Faccio un esempio. Uno delle determinanti essenziali del benessere della popolazione, uno degli obiettivi più importanti per le popolazioni è la sicurezza economica. Che diventa la sicurezza economica quando modifichiamo il diritto del lavoro, che diventa la sicurezza economica quando abbiamo più di flessibilità, quando non ci sono più sindacati per difendere i lavoratori, niente, la sicurezza sparisce. E il fatto che la sicurezza sparisce ha delle conseguenze enorme, di cui il costo è molto più importante che il denaro perso del fatto della sparizione della sicurezza. Mi spiego perché quando non c'è più sicurezza significa che non sappiamo quale sarà l'indomani.
se non sappiamo come sarà l'indomani, siamo un po' malati, no? Come sopportare? Come non avere una neurosi? Una neurosi? O una depressione? Se non si sa come andiamo a sopravvivere. Dunque, la malattia aumenta e il numero di suicidi aumenta con la riduzione della sicurezza economica. E più di questo, con la riduzione della sicurezza economica non c'è nessuna chance che avremo una politica dell'ambiente, del climate change. Perché? Perché se la maggior parte della popolazione non sa di che sarà fatto domani, non ha nessuno incentivi a investire per avere un indomani bello. E quelli che sono molto ricchi non hanno nessuno incentivi perché ti dicono possiamo costruire un bunker dove saremo a salvo in qualsiasi soluzione. Dunque, la disuguaglianza che viene dalla sparizione della sicurezza economica impedisce le politiche ambientali, le politiche della natura, le politiche svolte al climate change. E le impedisce in un modo veramente profondo. Non è solamente una questione di egoismo, una questione di mezzo, una questione di possibilità di pensare l'impensabile. Se non sono sicuro, come per esempio sono stato in Grecia, che il mio figlio va a sopravvivere al fatto che la medicina non esiste più, io non vado a spandere del denaro per avere un'aria più pura. Voglio che il mio figlio sopravviva. Questo è un elemento essenziale della situazione in cui siamo. E per chiudere vorrei dire, se siamo arrivati qui, e anche che abbiamo trasformato il vocabolario. Abbiamo trasformato la lingua. Parliamo di cose che non hanno più senso e diciamo facciamo l'Europa. L'Europa sociale o non sociale, che è? Che è l'Europa? Sapere di che si tratta. Abbiamo eliminato dal vocabolario un sacco di parole. Per esempio abbiamo eliminato la parola keynesiano. Vuol dire, sono keynesiano, perché sarei considerato come stupido o come arcaico. Anche sì, il keynesianismo è più moderno della teoria del mercato che era prima di lui, ma abbiamo trasformato il vocabolario concernendo la politica economica. Non si parla più di politica di espansione, si parla di condivisione dei rischi. Abbiamo inventato questa parola, per esempio, ma non si parla più. Si parla, al contrario, della politica dell'offerta, supply policy. E anche al punto che Hollande aveva inventato
una cosa che mi ha stupito, che era politica socialista dell'offerta. Politica socialista dell'offerta, che considera aumentare la competitività, e questo è il problema. Se per aumentare la competitività bisogna abbassare il costo salariale, per abbassare il costo salariale bisogna abbassare il salario, bisogna abbassare lo stato di protezione sociale, i contributi sociali. Allora non si capisce più. Stiamo usando un vocabolario che è impoverito, molto, molto. Sto scrivendo un libro su questo perché mi ha colpito come delle parole che credevo avevano un significato, hanno visto il loro significato sparire. Faccio un altro esempio, no? Perché è molto parlante. Diciamo che abbiamo bisogno di competitività, di più di competitività. E per avere più di competitività c'è una corsa al ribasso del salario e del costo del salario in Europa. E quando vediamo la cotta dei salari del reddito nazionale, vediamo che si abbassa, si abbassa, si abbassa, si abbassa. C'è un paradosso. Il lavoro costa di meno in meno vis-à-vis della produzione, e diciamo che il problema viene dal lavoro. Uno che pensa, avanzerebbe un po' più, direbbe: ma questo è stupido, se la quota del lavoro diminuisce significa che la quota dei profitti aumenta. Dunque c'è un modo di aumentare la competitività e di diminuire i profitti. Non dirlo a nessuno che ho detto questo. E tra di noi. Ma è vero, è vero. È vero perché negli anni 70 un CEO guadagnava 40 volte la media dei salariati. Oggi 400 volte. Dunque c'è stata una rivoluzione epocale che ha fatto che se abbiamo un problema di competitività viene di questo, non di altro. Non possiamo pensare un minuto che viene di altro. Seconda cosa che, di cui sento molto parlare in Italia e in Francia, che è lo stato dei prelievi obbligatori, troppo alto, il tasso di imposizione medio in Italia, troppo alto, in Francia. È vero? No, non è. Ma le cifre dicono che è alto. Ma stiamo miscolando due cose, lo stato sociale e le tasse per fare vivere i servizi pubblici, come la scuola, come l'esercizio, non so, questi servizi che tutti gli stati rendono. Se vediamo che questo, se facciamo un paragone di questo, è abbastanza lo stesso dagli Stati Uniti alla Francia. Ma quello che è differente è lo stato sociale, che viene di un contributo della gente, non è che è dato gratis. E viene di un contributo alla gente e lo contiamo come se fosse un prelievo obbligatorio, ma non è. E se in un paese, per esempio la Germania, non è per caso che faccio questo esempio, diciamo che le pensioni saranno gestite da imprese private, allora il tasso di prelievo obbligatorio diminuisce di 10%.
15%. E allora di che ci scherziamo? Di noi. E in questo modo abbiamo creato una serie di vocabolario, di parole, che fanno che la gente crede che non andiamo bene. Al momento dove non siamo mai stati così ricchi, diciamo che non abbiamo più i mezzi per il nostro stato di protezione sociale. Chi va a credere questo? E mi sono ricordato che una volta Goebbels, scusa, non è il mio amico, aveva detto: ragazzi, io non voglio che voi pensate come me, io voglio impoverire la lingua in un modo tale che non potete pensare altrimenti di me. È quello che sta succedendo oggi. Grazie.